riesco ad arrivare sul mio giocatore, che poi è sempre la priorità. Perfetto. Non mi piace vedere quelle situazioni in cui al momento dell'alzata, se tu blocchi l'immagine, vedi i giocatori che si stanno già aprendo. Cioè, se io trovo un giocatore avversario che fa così, spingo il mio alzatore a giocare molto nella fascia centrale del campo, primo tempo poi, perché non c'è più aiuto e giocheresti solo contro il centrale avversario. Sì, questa è un po' la difficoltà che abbiamo quando alleniamo noi le giocatrici americane, che adesso loro partono già col piede in direzione della rincorsa aperto per fare questo incrocio, questo swing, per arrivare bene sul muro, sugli esterni, però molte volte sono completamente scariche invece se poi il gioco si sviluppa al centro della rete, quindi è una partenza stretta che però comunque non va a sovraccaricare il centro della rete, insomma è un pochino finta, ecco. Lo fanno molto bene per murare gli esterni, ma poi se il gioco si sviluppa al centro molte volte facciamo fatica. Sì, l'ho sentito da altre discussioni che hai fatto con altri allenatori, difatti questa cosa qua non mi piace, spero di non trovare giocatori che abbiano questa caratteristica. No, questo è molto frequente adesso allenando le americane e non solo. E il tuo giocatore, abbiamo parlato dei centrali, i due esterni, quindi come hai appena detto la loro priorità comunque rimane il loro giocatore, quindi il 2 sul 4, il 4 sul 2. A questi giocatori gli chiedi di arrivare come e arrivare dove? Ok, innanzitutto questi giocatori l'ideale è che sappiano padroneggiare più tipi di spostamento, sia l'accostato a destra e a sinistra, sia l'incrociato a destra e a sinistra. Per quanto poi riguarda un giocatore di posto 4, credo che se riesce a stare fermo al momento dell'alzata, a spostarsi, quindi a aiutare sul primo tempo, e lì non può fare più passi, a fare un incrociato verso l'attaccante dietro e un accostato verso la pipe, sarebbe già tanta roba. Per quanto riguarda il giocatore di posto 2, io preferisco, in questo probabilmente non tutti sono d'accordo, ma preferisco giocatori di posto 2 che padroneggino in particolare il passo accostato. Cioè, mi piace vedere giocatori che partono più o meno stretti a seconda di quanto serva, ma senza esagerare, e che poi con un passo accostato arrivino sul giocatore di palla larga. Quindi mi sembra di capire che la tua priorità è la compostezza, no? In questo caso, sì, più che l'aggressività, sì, sì, sì. Perché poi c'è questa idea che l'incrocio mi permette di essere più aggressivo con gli altri superiori. Però dunque, io parto da un principio: tutte le volte che è possibile, il giocatore deve usare il passo accostato, perché è il passo che uno ti permette di controllare il salto, di invadere e di non andare in torsione, cosa è errore grosso, e di dare la possibilità al giocatore vicino a te di non trovare l'intralcio delle tue braccia. Questo è molto interessante, Roberto, perché si sta sentendo parlare che l'unico modo per gli esterni di spostarsi è con l'incrocio, e quindi questo focus sul passo accostato veramente diventa molto interessante, insomma. No, poi sulle situazioni di palla alta, ad esempio, e parlo di palla alta o di palla veloce quando è scontato che attacchi un giocatore, perché ci sono delle situazioni dove il palleggiatore è praticamente impossibile che ribalti il gioco, può alzare solamente più da una parte, o se non è l'alzatore un altro giocatore ancora di più. Io chiedo ai miei giocatori esterni di terminare lo spostamento solamente con l'accostato, okay. più o meno corto, più o meno lungo, ma di fare accostato e saltare dritto, e mi batto su questo, cioè
riuscendo, ecco, in quello credo che nel momento che il giocatore si convince riesce a correggersi, anche se non l'ha mai fatto. Su questo vedo tante squadre che fanno così, cioè. Mi interessa tantissimo sapere se l'ultimo costo comunque loro se lo tengono per avere, diciamo, un gesto più energico e dinamico, o comunque nel momento in cui una palla alzata in bagger da zona 1 finisce in zona 4 e quindi sono sicuro che la palla è alta, che la palla andrà lì, che attaccherà il posto 4 avversario, posso già spostarmi prima, aspettare e saltare nel momento che ritengo opportuno. Quest'ultima cosa. Ok, mi piace molto perché è in controtendenza e quindi stimolerà tutti a ragionare sul... Può eventualmente fare un piccolo aggiustamento se l'alzata è corta, ma se l'alzata è normale devi venire a murare vicino all'asta, anche più della palla, cioè quello che diciamo di se c'è un attacco da posto 4 con palla più alta, di tenere non la mano destra davanti al pallone ma la mano sinistra davanti al pallone, quindi di proteggere, non essere sulla parallela ma ancora di più che la parallela. In questo caso il tuo esterno arriva prima, si ferma e deve pensare solamente al quando, perché è nel posto giusto. Al tuo centrale chiedi di chiudere immediatamente o di tenersi l'ultimo incrocio o a costo per saltare di più. Se la situazione è facilissima, di accostare anche lui. Perfetto. E quindi a questo punto anche in caso di muro a 3. Certo, soprattutto nel caso di muro a 3. Se non è così semplice di utilizzare l'incrociato, che può essere preceduto da un passo, da un'apertura, ma di andare vicinissimo al giocatore e di dare quindi tutto il tempo possibile al terzo giocatore di arrivare, perché il terzo molte volte è frenato dal secondo che non gli dà spazio. Se poi il primo non dà spazio, il secondo non lo dà, e diventa poi difficile formare un muro compatto. Quindi c'è molto questa idea di lavorare con tutti e tre i giocatori che si spostano insieme, con gli incroci, arrivano compatti, però è chiaro che è un muro che si sposta, quindi un muro che più difficilmente sarà composto, e anche un muro che non dà tanti segnali alla seconda linea, no? Perché è un muro che sicuramente sarà molto aggressivo, ma sarà perfetto all'ultimo momento. Ed è quello che abbiamo sentito un po' più dire, mentre tu preferisci una situazione, quelle poche volte che è concesso dall'alzata avversaria, di grandissima stabilità, per poi immagino anche costruire una difesa di conseguenza. Guarda, ognuno di noi ha delle idee, le idee possono cambiare. Io ad esempio proprio ieri mi sono scaricato e ho guardato una delle due semifinali, gara 1 di semifinale scudetto, e ho visto una squadra che utilizza questo tipo di muro che dici te, cioè che i giocatori esterni, anche se hanno tempo, incrociano sempre. Ma ho visto tanti muri a tre fatti male, che non erano chiusi, addirittura muri a tre dove il giocatore è riuscito a passare in parallela. E quindi non, cioè, nel momento in cui lo vedo fare bene posso anche crederci, ma per adesso non. Poi mi sembra anche la cosa più semplice da fare, cioè il giocatore arriva, si ferma, salta diritto, non sbaglia sicuramente nell'arrivare, non fa torsioni, ricade bene, anche se il tempo a volte non è quello giusto, o magari è quello giusto ma poi il giocatore di là rallenta il colpo o anticipa, o soprattutto rallenta il colpo, tu sei sempre in una posizione che puoi non essere a tempo ma essere attivo nel muro. Se tu sei in torsione, sposti le braccia, offri il fianco del braccio al colpo e... No, questo torna molto coerente con quello che hai detto a inizio intervista, del tentativo di avere sempre i piedi perpendicolari a rete, no? In modo tale da offrire un piano di rimbalzo molto solido. Quindi in effetti torna, ecco, il ragionamento fatto.
Poi, visto che stiamo parlando di muro a tre, è la difficoltà, secondo me, di formare un muro che sia compatto. In questo, visto che non ho tre giocatori che saltano tutti allo stesso modo, con la stessa altezza, bisogna anche fare attenzione. Mi piaceva, ad esempio, quando tanti anni fa avevamo a Cuneo in squadra Lucchetta, Galli e De Giorgi, no? E cioè due centrali molto, molto bravi che mi hanno fatto imparare moltissimo, e Galli che diceva: io quando muro con De Giorgi, visto che io ho un salto e un'invasione di un certo modo e lui non ce l'ha, anche se noi saltiamo vicini, poi io ho un angolo, lui ne ha un altro, la palla si infila in mezzo, e quindi io devo adeguare le mie braccia alle sue, a costo di invadere un po' di meno, ma far sì che la palla non passi in mezzo. Quindi, insomma, l'obiettivo principale è fornire il piano di rimbalzo più lineare, più composto possibile. Esatto. Magari faccio qualche muro vincente in meno, ma diminuisco i danni, e magari a volte mi accontento, che poi è sempre tanta roba, che la palla tocchi e rimanga nel mio campo. Queste sono situazioni importantissime ma facilitate. Purtroppo è proprio il bello del gioco, giochiamo spesso dove invece sono per forza in ritardo, no? Dove il gioco è sviluppato in maniera molto rapida, dove magari il centrale ha fatto un primo spostamento verso sinistra perché tatticamente era la scelta più intelligente, e poi deve andare a chiudere. In questo caso, in cui, diciamo, sono situazioni limit, che indicazioni dai al tuo centrale o al tuo esterno che deve andare a chiudere? Dunque, innanzitutto i giocatori devono imparare una cosa, che l'obiettivo del muro non è toccare più palloni possibili, ma tenere bene uno spazio. Ok. Perché poi il resto dello spazio lo tiene la difesa. Se poi riesco a fare tanti muri vincenti, è perché uno, ho giocatori di un certo tipo che saltano e vanno su e hanno attitudine particolare al muro, e questo ovviamente è fondamentale, ma poi dipende anche dall'attacco avversario, cioè per fare tanti muri ho anche bisogno che ci siano attaccanti che ci tirano dentro. Posso anche terminare una partita con pochi muri e però non aver fatto danni. Io difatti, quando commento con i miei giocatori la partita, ricordo sempre loro quanti errori abbiamo fatto in generale, e questo è tutto un altro discorso, dove abbiamo certi obiettivi e quanti danni abbiamo fatto a muro. Non so, la squadra che ho allenato quest'anno di Cuneo, quando l'ho presa, ho visto che faceva un mucchio di danni a muro, cioè, e poi per danni non basta guardare il risultato della statistica, perché a volte vengono considerati danni a muro quando il muro è fatto bene, ma la palla tocca e va fuori. Quello non è un errore del muro, è un'abilità dell'attaccante che ti ha tirato di fianco, ti ha tirato sopra e ti ha fatto money out, ma quello non è un errore. Errore è quando la palla si infila, quando sposti le braccia, quando dovevi chiudere la parallela e non l'hai chiusa, e allora quello è un errore. Questo aspetto dovremmo ricordarlo all'amico Andrea Lucchetta, che molto spesso nelle telecronache sottolinea sempre, no, l'errore del muro, quando ci sono occasioni dove il muro, secondo me, ha fatto tutto il possibile, e c'è anche una grande qualità negli attaccanti a cercare le mani alte, il money out, come dicevi prima, a ritardare un colpo d'attacco. Insomma, non sempre è responsabilità del muro. No, però è anche molto difficile, se non impossibile, vederlo in diretta. Ok. Queste cose si vede bene dopo la partita, con la ripresa da dietro, o se hai la fortuna in partita di avere l'immagine con qualche secondo di ritardo, okay, allora vedi come sei saltato. Ma non è che tutti i money out siano un errore, più o meno ce n'è
un 50%, gli altri sono abilità dell'attaccante. Quindi se ho interpretato bene, in questo caso...